Bene, siamo in diretta. Buonasera a tutti, buonasera Antonio Loperfido. È Buonasera, un Sandra Franco. piacere rivederti e rincontrarci anche online. L'invito di questa sera è proprio rivolto specificatamente a te, perché affronteremo il tema della elaborazione del lutto in questi tempi sospesi di Covid. E prima di darti la parola, volevo dire qualcosa in riferimento a queste iniziative della Casa del Volontariato sociosanitario di Pordenone, questi incontri informare per aiutare, che facciamo settimanalmente ogni venerdì alle 17. E continueremo anche il prossimo venerdì con il dottor Luxardi, ma anche con tutto il mese di febbraio. La casa, per chi non ci conosce, è un'organizzazione di volontariato che ha al suo interno una ventina di associazioni e 6 gruppi di auto-mutuo aiuto, altri sportelli informativi, ecco da cui il tema e il titolo, no? Informare per aiutare, che abbiamo nei distretti, nelle farmacie e in ospedale, e spero che riapriremo molto presto. E quindi questi incontri online ha questo senso proprio di affacciarci alla comunità e dare l'occasione di informazione, di confronto, di scambio. E questa è un po' la linea che ci ha sempre contraddistinto come Casa del Volontariato. Bene, il tema di oggi è un tema un po' difficile, del lutto. E in questo momento si è riaffacciato da privato. È diventata un po' una questione che socialmente ci impegna. Abbiamo visto scene molto, molto pesanti, molto difficili da dimenticare. E allora, Antonio, tu sei in qualche modo il professionista, sei uno psicologo, un psicoterapeuta. Fino a pochissimo tempo fa, hai lavorato al Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone e non solo lavori anche con i gruppi del lutto, oltre che come professionista a tutto campo, e amo ricordare che anche hai scritto dei libri molto interessanti che a fine conversazione citerò. Ma nel darti la parola ti chiedo un po', Antonio, che cos'è il lutto in questo momento? Come appunto da privato a diventato pubblico, perché il lutto è sempre stato un po' un tabù nel modo di viverlo e nel modo di elaborarlo. Bene, grazie Sandra. Effettivamente riprendere questo argomento della morte, parlare della morte, non è sempre stato facile. Io, quando mi sono proposto di fare pure degli incontri pubblici, non con questo mezzo che così è nuovo per me, però è come se oggi noi dovessimo utilizzare uno strumento perché non possiamo fare altro, ma serve moltissimo per mantenere contatti, per continuare a informarci, per non demoralizzarci. E dicevo che quando facevo gli incontri su questo tema, venivano i più coraggiosi, perché spaventa trattare un argomento di questo genere. Come se ormai da un po' di anni, e quando dico da un po' di anni parecchio, sono circa 20-30 anni ormai, come se la morte non appartenesse più all'uomo ed fosse diventato soltanto una questione riservata agli addetti ai lavori e quindi alle medicine, all'ospedale, agli hospice. Avendo lavorato in hospice, ho visto da vicino cosa vuol dire questo momento così particolare della vita dell'individuo, cioè morire. Oggi il Covid ha fatto esplodere di nuovo il tema della morte. Non passa giorno che non vediamo i numeri della morte, per cui ogni giorno vediamo, almeno in Italia, o 600 morti, 800 morti, anche andando in giro per Pordenone, i luoghi dove vengono messi gli annunci non bastano più,
E quindi è diventato un argomento, quello della morte, molto d'attualità, anche se qualche volta mi viene il dubbio, nel senso che mi chiedo se le persone veramente si stanno reinterrogando della morte o hanno paura di morire. Ma questo sì, credo che la specificità e la drammaticità del momento di queste morti, di tante morti di persone anziane, ma anche non solo anziane, ai noi, ci interroga molto su come in questi ultimi 50 anni, direi, è cambiato il modo di vivere il processo della morte. Infatti lo chiamo il processo della morte, ma anche l'elaborazione del lutto e anche la ritualità, poi se vuoi, anche di accompagnamento. E quindi interrogarsi sulla morte dell'altro, ma è sempre interrogarsi sulla propria morte. Certamente, sì. Quindi per quello che lo chiamo un po' un tabù, e forse questa situazione attuale ci porta proprio, ce lo mette in faccia, la difficoltà ad accettare una morte ed una morte non accompagnata, perché quello che appunto accade negli ospedali è che non si può stare accanto a chi muore. Sì, ma difatti, come accennavo prima, che cosa ho imparato anche in hospice, anche andando nei reparti di medicina in particolare, quando mi hanno chiamato, quando mi chiamano per assistere a situazioni particolari di fine vita, che in fondo il fine vita è come se fosse una questione riservata tra chi sta morendo e uno specialista, senza capire che stiamo perdendo una parte della vita che è fondamentale, che sono i momenti ultimi dell'esistenza. Ed è un po' quello che il Covid oggi ci sta facendo pagare, nel senso che vediamo proprio oggi, non so se hai visto al telegiornale o se avete visto, che cosa sta succedendo nel cimitero di Palermo. Ci sono accatastamenti di casse e sono in ritardo di ben 5-6 mesi per dare la sepoltura a questi cadaveri, diciamo, a queste persone. Questo dà la dimensione di come è diventato problematico oggi parlare di lutto, di elaborazione del lutto, perché non c'è neanche lo spazio per poter elaborare un lutto. Io so che anche diversi amici miei che hanno perso un proprio caro non hanno potuto fare subito il funerale perché c'è un ritardo nell'esecuzione della messa, non ci sono più posti al cimitero, non ci sono più sacerdoti per celebrare una messa, per cui tutto avviene in fretta. E poi alla fine magari qualcuno che ha deciso di optare per la cremazione, gli viene anche il dubbio, cioè una persona è stata ricoverata quasi in buona salute, diciamo, tra virgolette, ed esce in un'urna cineraria, e dove alla fine non si sa, perché con i ritmi che stanno avendo oggi i forni crematori, gli viene anche il dubbio, cioè se quest'urna contiene veramente il proprio caro. E poi la solitudine, morire in solitudine è la morte peggiore che possa capitare, morire in solitudine e morire anche male, morire nel dolore. E penso che oggi quello che ci sta spaventando di più è questa preoccupazione quando fanno vedere delle scene delle terapie intensive, in che modo vengono messi i malati. Ed è stata un po' sempre quella la preoccupazione dell'uomo, quella di non morire male, di non morire nel dolore. Anche negli hospice, anche nelle medicine, c'è questa preoccupazione di accompagnare una persona alla morte, al passaggio, ma non nel dolore, nella disperazione, sempre nel contenimento della propria dignità. E questo oggi viene a mancare. Il Covid ha sparigliato le carte, ha sparigliato le carte. E quindi c'è la solitudine del morente, quel rito molto, molto brutto che poi devono fare i familiari che devono andare in ospedale quando questo è possibile, per recuperare anche gli oggetti intimi della persona che non c'è più, che aveva portato con sé. Quindi anche questo rito di recuperare quanto appartiene al proprio caro. Quindi
le cose sono veramente cambiate con l'arrivo del Covid. Effettivamente sta riportando in primo piano questo argomento che secondo me se l'uomo oggi non riesce a vivere bene perché non affronta il problema del fine vita, cioè la fine della vita è come la vita. Quando si parla della morte non è un concetto astratto, ogni momento noi viviamo l'esperienza della morte, anche nel nostro respiro c'è il segnale della vita e della morte. Quando inspiriamo, inspiriamo vita, aria, quando espiriamo è come se fosse l'ultimo, l'esalazione del nostro ultimo respiro. Per cui è con noi questo gioco della vita e della morte. Ma le persone lo immaginano sempre come qualcosa di legato al modo in cui si muore, quindi a un incidente stradale, a una morte angosciante, a una morte da soffocamento, come quella che si teme il Covid possa provocare, la morte per soffocamento. Anche molti ammalati di SLA hanno questo timore, molti malati che soffrono di enfisema polmonare, morire di soffocamento è sempre una grande preoccupazione, anche se molti malati vengono rassicurati che questa morte i medici non gliela faranno fare. Quindi, per quanto si possa rassicurare, però c'è sempre questo timore di fare una brutta morte, morire soffocati. Credo che questo sia stato un po' nelle memorie delle nostre famiglie. Avevo la mia nonna e la bisnonna che dicevo che loro pregavano per la buona morte, no? Ho Esatto. sempre pregato per la buona morte perché un momento, una tappa importante della vita è un passaggio che va onorato e credo che la nostra civiltà si sia fondata sui riti di accompagnamento alla morte e soprattutto sulle sepolture. Se conosciamo oggi e abbiamo notizie dei tempi antichi, li sappiamo soprattutto dalle tombe e quindi dall'onore che si riservava alla persona cara, alle persone che se ne andavano. E quindi voglio dire, in questi anni abbiamo perso molto del significato profondo del passaggio, la morte vissuta come passaggio, ma anche la capacità della condivisione del dolore e del lutto, perché se un tempo c'erano le prediche, no? Che Certo. nei villaggi, nei paesi, Sì. soprattutto del sud, ma io me le ricordo anche qua da In bambina. qualche paese esistono ancora della E, Calabria. ecco, però era un modo, se vuoi, arcaico, ma un modo di socializzare il dolore che apparteneva non solo a una famiglia o a un congiunto, ma a una comunità. Sempre più si è ridotta a un fatto di famiglia, quando va bene, no? Ecco, oggi è stato tutto sconvolto di nuovo, la morte, questo modo di morire e questo modo di non poter onorare, accompagnare, onorare, ci rinterroga proprio su questi processi. E allora ti chiedo un po', Antonio, che cosa secondo te in questo momento c'è maggiore bisogno? Perché? Per chi se ne va, ahi noi, per chi resta, ahi noi, e che fa fatica, cancella, diciamo, rimuove, ma poi noi sappiamo bene che il rimorso torna, no? Certo. E quindi la possibilità con chi ne parlo, Certo. cosa posso fare, come mi posso far aiutare a vivere questi momenti difficili. E lo chiedo anche a te come psicologo, perché tu da anni ti occupi anche di gruppi di elaborazione del lutto. Sì, in questo momento penso che dobbiamo assolutamente recuperare almeno una ritualità, che è quella di ricordare la persona che non c'è più. Quindi in tutti i modi, con tutti i mezzi, poter parlare di questa persona che non c'è più. Ricordare la sua storia, ricordare i suoi aspetti positivi, i suoi aspetti negativi, condividere questa esperienza perché è dare dignità alle persone. Se non c'è più un ricordo, se non c'è più questo ritornare anche per poco tempo, cioè non è che tutti i giorni dobbiamo ricordare, però avere uno spazio, dedicarci uno spazio, anche individuando pure qualcuno che è disposto anche a parlare di questo, pure un'amica,
o qualcuno di famiglia disposto a recuperare il ricordo di queste persone. Perché in fondo noi siamo solo questo, noi siamo soltanto il bagaglio degli esseri umani che abbiamo incontrato nella nostra vita. Io e te ci conosciamo forse più di qualunque altro marito e moglie. Sono quasi 46 anni che ci Quindi conosciamo. hanno lavorato in tanti progetti e Ecco, ancora lo stiamo facendo. è ancora questo, per dire, cioè, siamo due persone che in qualche modo hanno segnato la storia dell'uno e la storia dell'altro. Come si fa a non dire che io ho fatto parte della tua storia e tu hai fatto parte della mia storia, no? E quindi ognuno di noi deve dire queste cose perché in fondo ogni essere umano, per quanto possa essere stato magari qualche volta non buono, diciamo tra virgolette, però tutti hanno partecipato alla costruzione di questa umanità. Tutti hanno fatto nel bene o nel male qualcosa per il bene di tutti. E quindi ricordarlo con un appuntamento, mandarsi delle note sulla persona, come quando si fanno quei necrologi dove viene raccontata la storia della persona. Questo è fondamentale in questo momento. Quindi aggrapparsi alla storia, non rendere vana la storia delle persone. Almeno questo glielo dobbiamo. Sì. E penso anche a questi funerali. Io sono andata ultimamente a qualche funerale ridotto, prima manco si poteva andare, adesso ridotto si riesce ad andare. Però voglio dire, fa tristezza Sì, perché ci sono persone che sono state molto amate, molto conosciute, stimate, e andare all'ultimo saluto è un modo per onorare, no? esatto. Un'amicizia, una conoscenza. Poter essere presenti con la famiglia per dire ci Certo. siamo, no? E questa è una cosa molto importante che non dobbiamo perdere. Sì. Appunto, non è un fatto solo privato, è un Certo. fatto collettivo, è un fatto di Sì. comunità, e la comunità si ritrova anche nei momenti del dolore, non Ecco, soltanto nelle feste, nel piacere. certo. Ecco, e credo che questa cosa vada in qualche modo recuperata Certo. adesso, ma anche poi passerà questo Covid, passerà Certamente. questa. Però condivido questa sensazione che hai provato, perché ho provato ad andare a qualche funerale, poi ho deciso di non andare più, proprio perché generava più tristezza. Però ho trovato un altro modo per sostituire l'abbraccio, la comprensione, che è quella di mandare almeno un pensiero, uno scritto, o anche una lettera, così, cioè, partecipare a questo evento comunque con una testimonianza, qualunque essa sia, ma bisogna esserci, altrimenti il vissuto che hanno le stesse famiglie, i familiari, è veramente di estrema solitudine. È ancora di incredulità, perché non si sta prendendo atto di quello che sta accadendo, del dramma che sta accadendo. Noi non ci siamo resi conto che praticamente la nostra storia è sparita. Quando sono andati via tutte queste persone, 8.000 morti e tutti di una certa età, è sparita la nostra storia. E vedendo l'età, appunto, erano quelli che erano, sono stati quelli di passaggio dal dopoguerra ad oggi. La nostra storia è sparita. Allora noi abbiamo il dovere morale di recuperare ogni ricordo di queste persone, almeno perché continuino a vivere nella memoria di chi rimane. Credo che oltre alla solitudine di chi resta, al dramma della solitudine di chi è andato appunto così in solitudine, ma ci sia anche sotto sotto, e non ne parliamo, un senso come di vergogna. Non è morto di quello che si muore comunemente, ma è morto di Covid. E come se poi la famiglia fosse un po' un untore. Questo l'ho notato. Oltre al dispiacere, sotto sotto, ma è positivo, ma è in ospedale, ma è morto di Covid. E quindi vergogna e anche un po' un senso di colpa, come non ha fatto abbastanza per evitare di contagiarsi. Sotto sotto c'è questa cosa. Sì, no, sotto sotto. Io ho fatto parte di quel gruppo che tu conosci molto bene, di sostegno telefonico alle persone con Covid e anche ai familiari. Ebbene, ho incontrato molte persone che
quando hanno saputo che il proprio familiare è morto di Covid, è come se fosse stato un insulto. Cioè, morire di Covid oggi è come morire di suicidio. Anche perché vedono come a volte vengono trattati i cadaveri che si teme possono infettare. E quindi questa idea che il Covid ha infettato la persona, ha infettato la famiglia, è come aver portato il disonore in casa. Anche del resto quando noi starnutiamo, adesso quando prima ti sei presentata con la mascherina, ma se tu in questo momento inizi a tossire, penso che farai piazza pulita intorno a te, per cui si incomincia a dubitare, perché veniamo vissuti con questa idea dei diffusori di Covid, no? E quindi non stiamo facendo abbastanza per tutelare la nostra salute e quella degli altri. Quindi c'è un continuo accusarsi o vedere l'altro con sospetto. E questo non fa bene, non fa bene dal punto di vista proprio psicologico, perché innesca dei processi mentali negativi e il Covid non vuole, il virus che non ha consapevolezza naturalmente, ma trova terreno fertile in una persona depressa, in una persona amareggiata, in una persona sfiduciata, perché mancano le difese. Quindi noi dovremmo anche su questo essere molto più proattivi. Quindi questi incontri li trovo molto utili proprio per dire non diamo il fianco alla malattia, perché quanto più ci trova deboli dal punto di vista anche degli anticorpi, tanto più sarà facile per lui entrare e vivere e dominarci. E quindi questo fatto, questa paura di essere infettati o di infettare, ha determinato pure un cambiamento nel rito funebre, perché il corpo non lo vedi più, il corpo che prima potevi anche vederlo, assisterlo, prima della chiusura della bara, perché tutti questi gesti, la chiusura della bara, anche il pianto, atroce, il pianto incontrollato, ha un significato, perché non tutto deve passare attraverso la ragione, lo sfogo, come si suol dire, almeno uno, lo sfogo. Ho assistito in passato anche a delle dichiarazioni d'amore da parte dei propri cari a chi se ne stava andando, cioè come l'ultima dichiarazione d'amore, no? Prima di chiudere la bara, anche quello è un altro rito. E oggi neanche più è possibile la benedizione con l'acqua santa, perché l'acqua santa può dare al virus la possibilità di trasmettersi, no? Per cui è sparita pure l'acqua santa, il rito della benedizione nei funerali, perché tutto deve passare attraverso il gel. Sì, è significativo, Significativo, no? è significativo, sì. Onestamente, perché manchiamo poi di quella ritualità di cui abbiamo bisogno in tutti i momenti importanti della vita, abbiamo bisogno di La ritualizzarli perché ritualità. sono pieni di senso, ci danno il senso e quindi ci danno la direzione. Allora penso a chi se n'è andato, penso alle famiglie, a chi ha perso. Ma penso anche ai tanti operatori, agli operatori medici, agli infermieri, agli ausiliari, a tutti coloro che in questo momento sono dentro a gestire questi momenti di grande difficoltà negli ospedali. E allora l'operatore che è lì, è l'unico soggetto, non può scappare, quello è lì, a fianco del morente, e anche che l'interfaccia con i familiari. E allora mi chiedo quale può essere la difficoltà per gli operatori e il lutto degli operatori, perché gli operatori poi sono a contatto col lutto, con la morte, tutti i giorni. E come possiamo proteggere anche i nostri operatori, quelli che sono al fronte? Infatti, sempre tornando all'esperienza che ho fatto con l'aiuto telefonico, prima, almeno quando ero nel gruppo, in questo team, la prima telefonata che facevo al mattino non era alle persone, ma era ai colleghi. Perché se loro stanno bene, anche le persone staranno bene. Quindi il mio primo confronto, anche quando chiamavo l'RSA per sentire come stavano i pazienti ricoverati, prima volevo sentire come stavano i colleghi. Perché
e mi mettevo a disposizione anche di loro, perché potevano anche condividere con me la frustrazione, perché poi loro sì che vedono morire tante persone e in loro c'è questa impotenza. I loro vissuti rimarranno purtroppo nel loro animo se non hanno la possibilità di poterli condividere. Quindi è giusto il tuo pensiero, che una preoccupazione noi la dobbiamo avere proprio nei confronti dei soccorritori. Chi soccorre i soccorritori? Per me, nella mia vita professionale, è sempre stato un cruccio quello di preoccuparmi dei soccorritori. È come dire che se io ho un buon collega, posso anche chiudere gli occhi e so di essere in buone mani, come un copilota, ma non posso affidare la mia vita a un pilota ubriaco. Quindi noi dobbiamo pensare che siamo come i piloti, abbiamo nelle nostre mani la vita di tantissime persone, e allora gli operatori devono essere sostenuti. Quindi un incontro con loro, una telefonata, anche per dire coraggio, anche per dire bravo. Difatti io non è che facevo granché, però questa telefonata, pure di buongiorno, come va? Per loro era una sponda. Sapevano che qualcuno li stava pensando, che qualcuno in qualunque momento della giornata poteva sostenerli nel caso si fossero trovati davanti a situazioni molto critiche. Per cui è corretta la preoccupazione e la possibilità di fare qualcosa per loro. Sì, credo che in questo momento stiamo vivendo un'epoca particolare. Credo che da dopo la guerra, io sono nata subito dopo la guerra, ma quelli che hanno vissuto la guerra forse hanno sperimentato una situazione del genere. Dico forse perché sentivo i racconti delle mie nonne, più che altro. Ma è come se vivessimo in un tempo di guerra, di fatto, no? E che non ci ritornano a casa coloro che sono partiti e se non andati. E mi chiedo anche se e che cosa, come sempre, possiamo fare singolarmente come comunità. E anche cosa possono fare le tante associazioni che, tu sai, nel nostro territorio son presenti, associazioni di volontariato sociosanitario, eccetera, proprio per poter, come si dice, mantenere uno spirito di condivisione sociale, in modo che non sia qualcosa di solo personale, dentro la solitudine delle nostre case. Allora, sì, tu hai fatto cenno a una guerra. Quello che stiamo vivendo è peggiore della guerra, perché nei tempi di guerra ogni tanto i nemici si mettevano d'accordo per andare a raccogliere i defunti, le vittime, chi era morto, e dare sepoltura Caduti. ai soldati, ai caduti. Quindi decidevano un tempo di tregua. Il Covid non sta dando tregua, per cui c'è un ammasso notevole di cadaveri, di persone decedute, e non c'è tregua, anche se qualche giorno c'è un numero inferiore di decessi, però non c'è un tempo, un giorno in cui non c'è niente, dove abbiamo la possibilità di sistemare i nostri cari. È una corsa continua. Questo messo anche insieme al fatto che della morte speriamo di non volerci più occupare, perché sto avendo l'impressione che non vediamo l'ora che tutto passi per tornare ad essere quelli di prima. Ed è questo che mi sconvolge, che ancora una volta, di fronte a una pestilenza di questo genere, l'uomo si dimostra stolto, che non vuole far tesoro di questa esperienza. L'avevamo già fatta questa esperienza con la spagnola, il mondo aveva conosciuto la spagnola, quindi milioni di morti, neanche una guerra aveva fatto tanti di quei morti, no? Con la spagnola. E noi che cosa abbiamo fatto? Quale grande insegnamento abbiamo tratto dalla spagnola? Niente, di fronte alla morte meglio non parlarne, oppure meglio non fare niente rispetto alla sanità. Avevamo le eccellenze, no, nel campo della sanità, e quindi abbiamo fatto una specie di suicidio collettivo. Invece di imparare dalle esperienze della vita, siamo stati stupidi e questa volta ci ha trovati impreparati un'altra volta. È come se fosse capitato per la prima volta, ma di pestilenze nel corso dell'esistenza ce ne sono state. Allora io spero
Io spero che, specialmente anche con il mondo del volontariato, delle associazioni, ogni tanto ci si ferma per capire che cosa insegnano queste esperienze, che cosa insegnano, per poter fare qualcosa, affinché ogni associazione possa fare qualcosa, deve capire da un'esperienza. Quindi anche questa esperienza qua è umanizzante o disumanizzante? È umanizzante perché? Perché che cosa ci sta insegnando il Covid o la morte per Covid? Allora, o diamo delle risposte a queste domande, o se no noi, una volta che finirà tutto, entreremo nella cosiddetta fase di luna di miele, perché succede che l'ho vista anche nelle persone che hanno, in un primo tempo avevano avuto la diagnosi di tumore, dopodiché, dopo aver fatto un buon trattamento tumorale e pensavano di morire, però vengono fuori dalla malattia. La prima fase che attraversano dopo la malattia è quella dell'euforia, della gioia, no? Della luna di perché ce l'ho fatta, l'ho scampata. No? E quindi adesso succederà questo, Sandra, che una volta che tutto sarà finito, chi Rimosso. rimarrà? Chi rimarrà dirà: oh, l'ho scampata bella, no, questa volta mi è andata bene. Ma se ci dovessimo fermare a questo, abbiamo perso una grande possibilità. Perché in questi momenti abbiamo capito tante cose, come è importante abbracciarci, importante stare assieme, condividere, essere più umani, non isolarci, no? Quindi io sto traendo molti insegnamenti da questo evento che stiamo attraversando. Quanto ci manca la possibilità di vederci, no? Perché sì, tutti i rituali che vogliamo, anche questi incontri bellissimi, però la meraviglia del contatto. Grazie. L'abbraccio. Abbiamo fatto corsi dell'abbraccio, corsi interi per dire alle persone, per far recuperare quella meraviglia dell'abbraccio, che è salutare. Con l'abbraccio uno dice milioni di cose, uno sguardo dal vivo, no? Sono queste le cose che dobbiamo recuperare, dare dignità ad ogni persona, ad ogni cittadino. Ecco, poi le parole ultime, come te ne vai? Le parole ultime di una persona cara che sta morendo è un testamento che ti lascia e ti dà le cose migliori. Io l'ho visto quando ero lì in ospice, anche tante volte assisto persone morenti che stanno per andarsene, lasciano un patrimonio incredibile. Quindi non aver paura di quel momento lì. Altrimenti ritorniamo ad essere analfabeti. Oggi siamo degli analfabeti da questo punto di vista. Credo che questa tragedia mondiale ci debba, come dici ben te, insegnare delle cose, insegnare a vivere più che altro, a non dar per scontato niente Certo. e a recuperare quello che è i nostri valori più profondi umani, anche perché ci sarà e c'è già un'accelerazione tecnologica sempre più imponente che da una parte ci faciliterà forse la vita, dall'altra ci potrà dare anche dei problemi di contatto, molto, molto appunto virtuale e meno in presenza. Ecco che credo che recuperare, perché passerà anche questa epidemia, recuperare dell'essere in presenza, senza negare tutte le grandi opportunità tecnologiche che abbiamo e che Certo, avremo, certo, certo, sicuramente, ma ben certo. venga. Ma mantenere il piacere della relazione in presenza e dell'abbraccio, come dici te, ma anche della condivisione nell'esserci e nel parlarsi, del parlare e dell'essere con l'altro nella relazione. Perché poi ti accorgi che la vita è breve, che basta una cosa qualsiasi, te ne vai e non hai potuto dire quello che avresti voluto dire Certo, all'altro. certo, No? certo, Ti resta dentro. certo. E credo che questo potrà essere anche qualcosa che stiamo imparando Ma per non. difatti è anche questo, no? Che stanno dicendo molte persone che non sono potute stare vicino ai propri cari, perché si interrogano, ma c'erano delle cose in sospeso tra di noi. Avremmo potuto chiederci perdono, no? Volevo dirgli anche quest'ultima cosa, rimane tutto nell'aria.
Ecco, che cosa ci insegna questo quest'altro aspetto del avrei voluto dirglielo, avrei voluto farglielo, che un gesto, una carezza, un abbraccio, averlo voluto stringere a me all'ultimo momento, no? Sentire l'ultima parola sua per, che mi rimarrà nel ricordo perenne, l'ultima parola, ti voglio bene, ti ho sempre voluto, amo, che ne so, no? Allora, che cosa ci dice? Che quando ci viene in mente un bel gesto da fare a qualcuno, non rimandarlo di farlo, perché se non lo fai avrai dei rimorsi. Quindi questi sono gli insegnamenti. Se non abbiamo avuto la possibilità di poter fare quei gesti carini in quel momento lì, però recuperiamoli, recuperiamoli. Quando ti viene in mente qualunque cosa che sia bella, che sia carina, gentile, falla, perché non avrai più un rimorso, un senso di colpa, come adesso vedremo tartassati di sensi di colpa, perché molte storie si sono sospese senza essere state recuperate. Poi rispetto alla presenza, mi ha meravigliato il fatto, e sono felicissimo, che i giovani vogliono tornare a scuola. Quando mai che i Dovevo giovani facevano di tutto per non andarci. andare a scuola? Capisci? È bellissimo. Cioè, adesso occupano la scuola perché vogliono andare a scuola, perché hanno capito che non è soltanto quello che si impara, ma è la bellezza dello stare assieme, la bellezza di crescere insieme, confrontarsi, la meraviglia. Bellissimo. Quindi io spero tanto che almeno i giovani siano il nostro futuro più bello in questo momento, che stanno capendo che sì, è interessante la lezione a distanza, ma lo puoi fare se sei ammalato, se devi recuperare, se come dici tu, la tecnologia è bella, però non deve essere dominante, altrimenti poi rischiamo di impoverirci dal punto di vista umano. Quindi io spero che questi comportamenti che stiamo cercando di recuperare, quello di aggregarsi, i gruppi di volontariato, le associazioni che in questi anni faticosamente hanno realizzato meraviglie, possono tornare a farlo. Altrimenti perdiamo, cioè non possiamo vivere in isolamento, non possiamo vivere ognuno a casa propria come in questo momento. Io sono qua, sono contento di aver fatto questa cosa con te, però non so chi mi sta ascoltando. E non ho il loro sguardo, il loro feedback, no? Magari anche negativo, ma non importa, è sempre un feedback, un sorriso, un annuire, così. Ma a chi ho parlato, con chi mi sono confrontato? L'ultima esperienza che ho fatto con l'università è stata proprio così. Io ho parlato, ho fatto le lezioni, ho dato dei voti, ma a chi glieli ho dati? Non ho conosciuto, quest'anno non ho conosciuto nessuno dei miei studenti, non so neanche come sono fatti, capisci? E Sì. quindi rimane questo vuoto, figuriamoci se ne va un proprio caro, e ne sia andato. E quindi questi sono lutti. Quando perdiamo qualcosa di bello, è tutto un lutto. Allora il lutto non è soltanto quando muore qualcuno, il lutto è anche quando perdiamo questa possibilità di incontrarci. Ma anche credo che semmai l'avevamo persa, ma anche l'importanza della relazione, no? Si diceva un Sì, tempo noi nella sì. salute mentale che è la relazione che è terapeutica, poi tutto il resto, ma è la relazione, ma anche la relazione tra le persone e quindi la cura della relazione e la cura proprio della vita. Mi viene da dire, passandoti poi la parola per la conclusione, Antonio, che forse dobbiamo imparare la buona morte, Sì. no? Per imparare a vivere La la buona buona vita. vita. Sì. Sì. Quindi la buona vita e la buona morte sono semplicemente due facce della nostra umanità, del nostro essere al mondo. Certo. E quindi credo che avremo ancora modo di poter trovare occasioni, opportunità con tutti, con chi ci sta, con chi ne ha voglia, di confrontarci, di parlarci e di vederci, perché è Certo. importante Certo. vederci. E allora ti do, Antonio, la parola un po' di conclusione di questo incontro, di cui tra l'altro ti ringrazio molto Sì, di grazie. esserci. No, grazie a te, Sandra, grazie Ecco, a voi. se ci vuoi dare ancora qualche
qualche spunto che ci possa essere utile a tutti, soprattutto alle persone che in questo momento hanno dei loro cari in ospedale, che non sanno bene come andrà a finire. È già un lutto anticipatorio. Sì. E così, cosa e come possiamo sostenere le tante persone ancora così coinvolte? Io vorrei concludere con due righe di una lettera che avevo recuperato di un morente. Questa lettera dice proprio a chi rimane, no? Fate tesoro dell'amore per la vostra famiglia, dell'amore per il vostro coniuge, dell'amore per i vostri amici, trattatevi bene, abbiate cura di chi vi è accanto. Quello che posso portare con me sono solo i ricordi rafforzati dall'amore. Quindi dobbiamo, come si muore e anche come rimarrai poi nel ricordo di queste persone. E delle tante lettere che io ho dei suicidi, dei morenti, tutti ci invitano a vivere bene. Quindi noi abbiamo un dovere. Per chi rimane ha un dovere, quello di portare avanti i valori migliori che le persone nella vita hanno cercato di realizzare, di avere come stelle polari della loro esistenza. Quindi, grazie. Bene, grazie, grazie Antonio. Ecco, Mi ha io fatto volevo molto dirti. piacere questa Sì. nostra conversazione. Sì. Grazie della disponibilità e penso alla prossima puntata. Grazie, io volevo accennare a questo libro, Sì. che lo possono trovare, il mio libro, presso la libreria Quo Vadis, dove c'è l'argomento, se vuoi dire tu, nella Sì, libreria io l'ho Quo Vadis. letto, è un libro che si intitola Ti ricorderò per sempre. Lutto e immortalità artificiale, e l'ho trovato veramente molto molto interessante perché affronti il lutto anche con come viene elaborato nelle nuove tecnologie, no? In questa fase postmoderna. Per cui sì, è un libro da leggere che può aiutare molti, anzi direi tutti, a riflettere. Grazie, Grazie a grazie Sandra. tutti e Grazie, alla prossima, a venerdì grazie, prossimo, grazie. grazie. Grazie.